Eccoci. Eccomi, Delle domande poi supplementari, io sono a buongiorno, io sono Loredana di Notizie Non Click e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube. Sono in compagnia, disposizione. anzi, risono in compagnia con Don Mazzi. La prima volta eravamo forse, sì, alle prime armi, nel senso che avevamo fatto l'intervista audio. Oggi ho il piacere di farla video, quindi ciao Don, come stai? Sai, a 91 anni bisogna guardare in alto perché è il Padre Eterno che deve essere impegnato altrove e deve lasciarmi stare ancora per un po' di anni che c'ho da fare. Sì, Dopo. perché come dico io ci servi sano, quindi è giusto che tu stia qui ancora per un po', eh? Lo so, ma sai, non, è lui il capo qui, arrivati alla mia età, capito? Tutto quello che arriva è regalo del capo. Comunque ti difendi E bene. Ti ricordi che nella scorsa intervista che io ti avevo detto ti sei fuori di testa, ma tu continui a essere fuori di testa, quindi cosa stai combinando? io sono ancora vivo perché sono sempre stato fuori di testa. Perché, vedi, lavorando con questa gente. Non è che sei fuori di testa, è che non puoi adoperare, se tu non puoi adoperare le normali regole che ci sono in giro, capito? E quindi noi Esatto. siamo sempre sulla sponda tra il normale e lo speciale, tra, capito? Tra il matto e no. Perché? Perché i nostri, capito, quelli che parlano in difficile. E ci dicono che siamo bipolari, tutta sta roba qua. Invece la gente che è con me e io, non è questione che siamo strani, siamo noi normali e strani, i cosiddetti quegli altri. Perché ognuno di noi è un mondo, capito? E il ragazzo, anche il ragazzo che ammazza suo padre, capito? Anche il papà che va fuori di testa, fa parte della storia, fa parte della normalità della storia, come fa parte della normalità della storia la Covid. Va bene? Ho fatto un pezzo per il Corriere, non so se lo pubblica, dicendo che sono andato a fare la seconda puntura, Sì, capito? sì. E me l'ha fatto un milanista, mi sono incazzato perché me l'ha fatto un milanista. Dico, non c'è un interista ancora che faccia le punture. Ho fatto ridere tutti, va bene. Ma poi ti rendi conto che il mondo dipende da quell'ago lì. Se non ci fosse quell'ago, nemmeno la siringa, se non ci fosse l'ago, va bene, un ago, va bene, pensa a te. I miliardi del mondo dipendono da questo ago, da un ago. O no? E quando mai dico, se non ci fosse questo ago, quella roba lì, va bene, la Russia, l'America, la Cina, l'Italia, il mondo, va bene. Invece di 1 milione di morti saremmo tutti. Ma ti rendi conto? La storia, i giochi della storia, vogliamo riflettere che un ago oggi vale più del presidente degli Stati Uniti, vale più del Papa. Vogliamo o no pensare a queste cose qua? Allora, se pensi queste cose qua, cambia anche la visione del mondo. Hai capito? Cambia anche la visione del mondo. E quindi, vedi come c'è modo a modo di leggere anche questo Covid, c'è modo a modo di leggerlo. Perché se lo leggessimo avviene in una maniera positiva, sempre l'idea del mezzo pieno, mezzo vuoto. Verremo fuori cambiati, ma non veniamo fuori cambiati come pensa la gente, ma sì, dopo risparmiamo di più, dopo. No, verremo fuori cambiati dentro, pensando che ognuno al mondo vale per uno, non è chi vale per tre e chi vale per un quarto, va bene? E più uno è piccolo, più uno è povero, più deve valere nel mondo di domani. Perché questa sarebbe una società a misura d'uomo, che chi vale di meno conta di più nella società di domani. Questa è la storia, no? E io sono felice perché sono tra gli scartini, io vivo tra gli scartini.
tra la gente scartata. E quando vivi tra gli scartini, capito? Vivi bene, vivi bene. Capito? Perché non hanno le arie? E se li vuoi bene come i normali, si domandano, ma che strano, ma che strano. Dice, tu mi tratti come gli altri? Sì, perché? Perché dice, sai, appena vado, anche papà, dice, quando viene qua, anche la mamma, non sono, sono sempre l'ex tossicodipendente, sono sempre, no, dico, tu sei Ciccio Bello, va bene, e non sei il tossicodipendente. Perché? Perché? E loro si meravigliano, perché li tratto da normali. È straordinario questa roba qui, no? E il mondo di domani cambierà nel momento in cui i poveri saranno trattati da normali e i ricchi saranno trattati da normali, capito? E quindi questa storia del lago ci deve far pensare. Adesso ho fatto la predica, basta, parla tu. No, anzi, è sempre un piacere sentirti, no? Comunque tu sai che hai di fronte un interista, sì, te l'avevo già detto l'altra volta. Sai, io sono un interista. Anch'io, sì, sì. Appunto, per quello volevo l'interista che mi faceva. Ascolta. Siamo messi a ridere. Sì, allora io ho ricevuto un vostro comunicato stampa, che dice attenti al don. Quando l'ho ricevuto, sì. L'abbiamo pubblicato, io ho detto o io mamma, cosa sta combinando? Quindi praticamente ho visto che tu stai facendo un programma che è partito il 23 marzo scorso, dove fai delle interviste? Ce ne vuoi parlare tu un po' di più di che cosa si tratta? Vabbè, sai, adesso sono chiudere dentro un mese, non ti rendi conto che sono chiuso, capito? E quindi non ce la faccio. Io non ho fatto neanche il seminario, sai che sono diventato prete, non ho mai fatto il seminario. Io capito, il tetto, capito? Io sono. Ho bisogno di aria e quindi sono chiuso dentro con i miei parlo purtroppo via video come te, no? E quindi li vedo i responsabili, vedo le comunità, tutto via video. E allora dico, e con gli altri, con tutti gli amici che ho, che non li vedo più, cosa faccio? E allora, senti, ho preso mano il telefono, e ho sentito Renato Zero, no, dico, senti Zero, è possibile, dico, vogliamo, cominciamo a fare un'intervista e cominciamo a parlare, perché dico, chiuso dentro qui, tutti gli amici, Renato Zero, da Cairo, eccetera. Senti, e allora il primo, abbiamo detto, sì, faccio, e allora ho deciso di fare... di provare con 10 persone, 10 amici, va bene? E dico, senti, facciamola, vediamo cosa succede. Ma devo dirti che è stata una roba, perché quando in televisione così, tra un tipo come me, come con te, parlano come stiamo parlando con te. E quindi Renato Zero che mi racconta, si veste... Perché dico, uno pensa che tu voglia, invece Renato Zero ha bisogno, è sempre tra il cielo e la terra, Renato Zero. E quindi come viene fuori, come prepara, non le prepara quel che deve incantare la gente, perché lui deve stare tra il cielo e la terra, è un uomo che ha bisogno di star là. È straordinario, capito? Sì, io... A Cairo che gli dico, bisogna tu che sei responsabile di Corriere della Sera... la sette, eccetera, eccetera, i giovani, la comunicazione, mai come oggi, la comunicazione deve essere vera, deve essere autentica, non è possibile, va recuperata la parola, perché non è possibile che noi siamo sepolti da miliardi di chiacchiere ogni giorno, dobbiamo scoprire la parola, la gente quando ci vede in faccia deve capire che quello che diciamo è quello che abbiamo dentro, capito? Che è vero. E quindi sono partito dal portiere,
dal portiere da Galli, dal portiere del Milan, capito? A Cairo, a Ricci, e dopo chi c'ho? Ah, te lo dico io chi hai, te lo dico io, tu hai. Va bene, comunque sono 10. Proprio Fatetti, Piero Chiambretti. Chiambretti, sì. Esatto. Mi ha raccontato della sofferenza, Chiambretti che mi ha raccontato. La mamma. Dice, guarda, vedere la mamma che ti muore davanti, io malato, dice faccio fatica, non sono più i Chiambretti di ieri, ma come fai? Appena vai in televisione tu sei il Chiambretti di ieri. E dice io mi rifiuto che la gente pensa. Quindi anche è stato, mi ha commosso, capito? Perché il dolore è una roba brutta. Poi questo tipo di dolore, questo tipo di Covid porta non so io, dei dolori, un dolore interiore, capito? È una roba bestiale. Amici, anche il direttore del Corriere della Sera, no, che ha avuto anche lui, e che ci sentiamo, è una roba, questa malattia è bestiale, perché una ti prende il corpo, ma soprattutto ti distrugge dentro. E quindi ci siamo ragazzato bello, sai, mezzogiorno del martedì, quando è? Sì, martedì. Alle ore, ma tanto hai bisogno, lo sai, sono chiuso dentro, dico senti qua, in qualche maniera, e adesso ho visto che va bene, e quindi ho trovato un modo, per sperando che prima o dopo apriamo le porte, va bene? E quindi l'ho fatto proprio così, non ce la facevo più, senti, e allora dico, senti, diciamo, e mi sono divertito, ma devo dirti che è stata una roba immediata, capito? È stata una roba come te, no? È come ci conoscessimo da sempre. E poi, capito, sì. Quando sei così ti tirano fuori l'animo, capito? Sì, perché c'è il responsabile, quello che fa i programmi, come si chiamano, le pubblicità. Sì. Ecco lì, dico, senti, ma tu lo sai che c'è modo, anche le pubblicità oggi hanno un peso bestiale, perché noi vediamo ogni giorno centinaia e centinaia di pubblicità. Dico, ma ci pensi un attimo, convinci anche quelli che ti chiamano che non bisogna assolutamente portare a casa qualcosa fregandosene del messaggio. Perché oggi il messaggio deve e portare a casa qualcosa, ma soprattutto deve essere, mai come oggi, ci deve essere dentro qualcosa di buono in tutte le cose che facciamo. E mi ha raccontato due o tre cose che, perché ha i figli anche lui, belle. Ma infatti, c'ha un'anima anche la pubblicità, ecco, questa è un bel messaggio, no? È vero, comunque sia, guarda, paradossalmente abbiamo fatto la stessa cosa, perché io ho avuto la possibilità, dopo chiaramente te, ci sono susseguiti altre persone che ho intervistato, ma la stessa Vladimir Ruzuria, piuttosto che, voglio dire, di Geringo, hanno, come dici tu, bisogno di andare proprio fuori dai riflettori. E per quanto riguarda il discorso della pubblicità, non serve a niente dire che sei i più belli, i più bravi, il consumismo, tutto quello che diavolo è, e ci si mette in concorrenza uno con l'altro. Tu hai toccato un tasto molto giusto, sia quello di semplicemente comunicare, perché si ha bisogno proprio di come ti posso dire, di semplicità. Quindi questo in estrema sintesi è. E anche, sai, abbiamo bisogno anche di sanare la televisione. Dobbiamo risanare la televisione, capito? Perché la televisione si è troppo sporca, non sporca dal punto di vista, è diventata qualcosa senza animo. Noi dobbiamo dare l'anima anche alla televisione. Invece tutti i programmi, cioè, ore, pensa all'ora della cena, che sarebbe l'ora. Io dico la cena, dobbiamo tornare alla cena. Uno dei messaggi che vorrei lanciare.
torniamo alla cena. Facciamo della cena un atto religioso. Facciamo della cena, aspettiamo il papà, viene alle 9, mangiamo alle 9, viene alle 11 di notte, aspettiamo alle 11. Ma la cena deve raccogliere, la cena deve essere l'occasione intanto prepararla meglio, anche perché moltissimi adesso, per esempio, di pranzo neanche lo fanno, rimangono a lavorare, adesso no, ma domani. Quindi facciamo della cena un momento intimo dove si parla, non se ha preso 5 in matematica o se ha preso 8 in italiano. Parliamo delle cose nostre, facciamo la calda, facciamo la tenera, facciamo... E noi vecchi, no? Che non avevamo niente ai tempi, la cena aspettavamo, perché a parte che c'erano i veneti, c'era la polenta, quindi sai, la nonna che ti tagliava la polenta e te la metteva nel piatto insieme, ed era una roba, capito, che ti faceva, perché c'era il nonno, perché c'era lo zio, era, a parte che erano in tanti, no? Ma questa liturgia della cena, io vorrei proporla alle famiglie, la cena fatela a casa. Non c'è, perché bisogna andare in pizzeria? Andate ogni tanto, ma stiamo in casa. È il momento della dolcezza. Invece cosa c'hai? La televisione aperta con tutte le puttanate che dice dalle 8 in poi. Anche il modo di fare i telegiornali. Sapete che alle 8 c'è la famiglia. Alcune sequenze, fatemi il telegiornale delle 10, delle 10 e mezzo, non fatemi il telegiornale delle 8, perché ci sono certe scene del telegiornale che giù sì, va bene, avvengono, ma non proporle proprio a quell'ora lì. Ma capito? Sì, perché comunque fa audience, e quindi audience vuol dire commerciale. Quello poi che... deve, sai, poi la 5 deve battere la Rai 1, poi la 7... deve battere Rai 2, Rai 3, e allora portano più particolari possibili. E che particolari portano? Va bene, dell'incidente, che ti fanno vedere tutti i particolari dell'incidente, va bene, magari con due bambini morti, la famiglia, e tu sei lì che mangi. Va bene, c'è modo a modo anche di lanciare i messaggi, soprattutto sì, rispettando questo concetto della famiglia e di quell'ora lì. Vediamo se abbiamo un po', se anche lo Stato se ha un po' di coscienza, cazzo, o no? Sì, si sono persi di vista i contenuti, perché le trasmissioni sono tutto un vociarsi addosso a chi vive più, e praticamente mancano proprio anche i contenuti culturali, se vogliamo, no? Non si parla... Poi andiamo anche i culturali, ma in quel momento lì... Ecco, io vorrei lanciare questo concetto, l'unico momento oggi di cui è la cena. E facciamolo diventare sacra, facciamolo diventare il momento dolce, il momento preparato anche. Facciamo anche la gara, il papà che prepara da mangiare, la mamma che prepara, chi è capace, anche i figli. Abituiamo anche i figli. Un'altra cosa che dico, aiuta, andate in giardino se ce l'avete, fate piantare i fiori ai vostri figli. Fate piantare i fiori ai vostri figli, fate vedere che piantano e poi viene su la rosa, fateli vedere queste robe. In che mondo siamo, diamine? Ricordiamoci del lago che hai detto prima, quando ci perdiamo, ricordiamoci del lago. Ricordiamoci che un lago vale più del Presidente della Repubblica e anche più del Papa. Ma tanto per fare... Ecco, dimmi tutto. Quindi l'ho messa così, l'ho inventata così. Quindi io non posso far altro che darti ancora un altro appuntamento, o se abbiamo un tema particolare che vogliamo affrontare, rifacciamo la nostra chiacchierata. E va bene, ci sono volentieri. Al lupo per non le tue interviste. Io ho parlato, scusa, come ho parlato. T'ho visto e ho chiacchierato, non so se ti va bene. Mi ha fatto piacere quando Rossana mi ha mandato il messaggio anche su Twitter, e ho detto, è stato veramente, credimi, dal cuore, perché mi ricordo quello che avevi detto, noi abbiamo la sensazione che come se ci conoscessimo da tanto, e quindi... Quindi adoperiamo la televisione per queste cose così, soprattutto adesso, no?
dovremmo proprio incontrarci, non possiamo, ma ci sono certi incontri come questi, è come fosse se tu fossi qua, capito? Ci sono certi incontri che la parola è così autentica che diventa incontro, mi spiego? Certo. Quando la parola è vera, diventa anche presenza, è così vera, è vero. Che si pare di palparti, capito? È straordinario. Facciamo il possibile che la televisione arrivi fin lì, mi spiego, per le cose buone, per le cose buone. Solo per le cose buone. Donna, allora se so che tu sei incasinato perché ha detto Rossana che hai altri impegni. Ricordiamo sempre per tutti coloro che, i quali volessero fare una donazione lo possono fare all'Exodus, che faccio sempre un casino, ma non potevi chiamarlo in un altro modo più semplice? Exodus. Ecco. E quindi, perché sono un uomo di cultura, capito? Beato. Essendo un uomo di cultura, ha tirato fuori una parola che è una storia che non dice più. Pensa alla storia del popolo ebreo e la storia anche degli ebrei, perché c'è la storia del popolo ebreo e la storia oggi quindi, la Palestina di oggi. Esodo. Esatto. Exodus. Perché in italiano è esodo. Vuol dire uscita. Ebbene. Vuol dire liberazione, capito? Dimmi poi chi è che andrai ancora a intervistare e quindi... Prossimi 10, sono incerto adesso perché allora, avevo voglia di intervistare la gente della comunicazione. Però avevo anche voglia di intervistare personaggi dello sport, dello spettacolo. Adesso vedrò perché è stata così. Ho alzato il telefono e tutti i 10 hanno detto subito sì. Hai capito? Adesso vediamo. Vedi tu, se poi ti hai un posto vacante di una che ti lava anche i vetri, io mi propongo. Quindi, va bene. Ok. Se mi dai la macchina invece di lavarmi i vetri, meglio ancora. Va bene. Ti farò l'auto. Va bene, ti farò anche da autista. Ok. Va bene. Ciao, okay. È stato veramente un piacere averti di nuovo qua. Grazie di tutto. Bene. Grazie. Ciao. 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 Ciao.